Buongiorno, oggi vi propongo una ricetta con gamberi che li ho già sgusciati, vedete? Qui ci sono tutti i carapaci dei gamberi che dovrò andare a creare il brodetto. Zucchine con la fregola sarda, che è una pasta tradizionale sarda che va bene sia col pesce che col sugo di carne o anche solo col pomodoro. Allora, la prima cosa ho sgusciato i gamberi, lavati, puliti e tutti i carapaci adesso dei gamberi andiamo a creare un brodetto. Allora, ho messo i carapaci nell'acqua, poi prendo tre pomodorini, vedete? Li faccio proprio giusto tre pomodorini piccadilli, li divido solo a metà e li metto così a bollire insieme ai carapaci dei gamberi, ok? Quindi accendiamo sotto il gas e lasciamo sobbollire un po'. Da creare così questo brodetto. Vedete i gamberi? Li ho puliti, li ho tolto il filo nero, altrimenti, ok? Sono tutti belli puliti. Adesso, mentre mi ha messo su il brodetto, al quale adesso aggiungeremo anche un filo d'olio, andremo avanti con la nostra ricetta. Aggiungiamo giusto giusto un filino d'olio. Ok, perfetto. Quando sta quasi per sobbollire, aggiungiamo anche una bella manciata di prezzemolo. Ok. Allora, mentre bolle il brodetto, va avanti, quindi la sua cottura, mettiamo un filo d'olio con una bella manciata di prezzemolo nella pentola wok e prendiamo le zucchine che comunque ho spuntato e le faccio così, le grattugio con questa grattugia. Devono venire tutte tagliuzzate, piccine praticamente. Ok, ora vi faccio vedere, l'effetto deve essere proprio questo qua, di essere tutte grattugiate, tritate un po' quasi. Le zucchine devono essere tagliuzzate tutte così, quindi andiamo avanti a tagliuzzarle tutte e tre. Ok, quindi le nostre zucchine le abbiamo tutte tagliuzzate così grossolanamente, le facciamo insaporire con olio e prezzemolo. E poi aggiungiamo i gamberi, caduto un grammo di prezzemolo. Quindi tempo, ma nemmeno 3 minuti, aggiungiamo i gamberi. Ok, a questo punto, dopo 3 minuti, aggiungiamo i nostri gamberi che avevamo pulito già prima, li facciamo insaporire e poi dopo il prezzemolo lo togliamo, perché sennò poi quei gambi danno fastidio. Facciamo insaporire un attimino i gamberi insieme alle zucchine e andremo a cuocere la fregola praticamente come se fosse un risotto. Ok, facciamo saltare ancora un po'. A questo punto ho tolto i gambi del prezzemolo e faccio sfumare un po' di vino bianco. Una volta che sfuma possiamo aggiungere la fregola, ma nel frattempo dobbiamo andare a filtrare il nostro brodo. Allora, una volta che il brodo è cotto praticamente, cioè che è bollito almeno un po', 20 minuti, facciamo che filtrare così col nostro colino il brodo di carapace, prezzemolo, pomodoro, un filo d'olio e una presa di sale. Ok. Questo ci servirà per cuocere la fregola a mo' di risotto, che così verrà risottata. Allora, a questo punto versiamo la fregola, scendiamo di nuovo, perché avevamo spento, e piano piano la cuociamo con il nostro brodo che abbiamo appena filtrato. Ok, vedete? Proprio come un risotto, così verrà bella risottata. Benissimo. E procediamo piano piano finché non si cuoce la nostra fregola. Andiamo avanti come un vero e proprio risotto. Metà cottura aggiungiamo ancora un po' di pepe e proseguiamo ancora con la cottura. Allora, vedete che è venuta bella risottata la nostra fregola. Nel frattempo ho fatto anche tostare un po' di mandorle per andare a guarnire. Benissimo, quindi facciamo soltanto ancora saltare un attimino.
Vedete? Mi è venuta bella cremosa con le sue zucchine belle cremose e i gamberi. Adesso vado ad impiattare. Ecco qua il nostro piatto pronto, impreziosito con foglioni di prezzemolo e vedete con delle mandorle tostate. La nostra fregola con zucchine e gamberi. Buona degustazione a tutti. Sarà sicuramente buonissima. È il mio piatto preferito sardo. Bellissima la Sardegna.